Oh,
autentico, è un pezzo che ho cantato qualche anno fa a Sanremo, un po' di anni fa, ed è, piace sempre anche ai giovani, ed è probabilmente questa che è una nuova versione un po' messa. Thank you.
sta molto a cuore. Stimo molto, un giovane ha scritto questo pezzo importante, un pezzo che parla del sociale, delle persone che magari vorrebbero essere in un modo, ma non hanno il coraggio di essere così in modo. Allora è un po' un cittadino a dire di Dio, dire alla gente che soffre, che viene male, perché è la cosa più bella che ci sia. Poi, se tu ti accetti per primo, anche gli altri ti accettano. E poi, se non ci accettano, chi se ne frega? Capelli
piacciono. Dimmi cosa devo fare, poi così non ti voglio più. Dimmi se io posso andare, perché il lavoro non aspetta. E tu mi dici che canzone non piace. E ho detto ti piacerà. Avete capito, i mariti non vogliono soffrire. Ah, ho sentito prima che qualcuno forse la voleva sentire. L'uomo calma. Calma a dare dei bastardi agli uomini. Un attimo. Guardate che qui ce ne sono tanti, non di bastardi, di uomini. Dopo ne parliamo. Thank you.
L'avvenire, tante primavere, l'avvenire, amor mio. Ora tu ti vestiti d'amore, na 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 na, per ricominciare. L'avvenire. Contenti che ve l'ho cantata? Non era prevista, chiaramente non posso fare tutte le mie canzoni, pensate che io canto da più di 50 anni, ho fatto tantissimi album, tantissime canzoni, la maggior parte scritte dal mio grande fratello Gianni, che non è il grande fratello quello di Signorini, eh? E insomma dopo parleremo anche di Gianni, per adesso c'è questo pezzo che è un po' un inno, no? Un inno verso le persone che seguono troppo la moda, verso le donne che cercano gli uomini più giovani, quasi boy scout, quelli che insomma ne fanno di tutti i colori. È un testo molto ironico scritto da Bigazzi ed è propriamente... Mi piace molto. Mio fratello Rosario, che suona qui con me,
mi diceva che oggi ha visto un posto qui vicino medievale, un borghetto qua, mi hanno detto che è bellissimo. Allora quando andrete via tutti, poi mi faccio una passeggiatina verso quella parte lì perché voglio vedere il borgo. Vuoi scommettere che non vanno a dormire? Vabbè, magari vengo domani mattina verso le 6:30, 7. E stavolta ci siamo anche noi qui sul palco. Ci siamo per che cosa? Per accontentare questa fan, questa ragazza che ama molto la canzone che fra poco canterò e che vorrei, va bene, a me piace molto scherzare, ironizzare, però mi sta a cuore un argomento proprio, un argomento importante, che sono i femminicidi. Ragazzi, ormai non se ne può più, perché tutti i giorni uccidono mogli, fidanzate, amiche, amante, e adesso addirittura tutta la famiglia, anche i figli, che i bambini che non c'entrano niente. Io prego tutti i giorni, guardate che ho paura ogni mattina a guardare le news, guardare i telegiornali, perché ci sono sempre queste notizie veramente brutte, bruttissime, e non riesco a capire come mai nel 2024 succedono queste cose, quando ormai il divorzio c'è da tantissimi anni, le separazioni, e basta, se non vuoi più una donna, non vuoi più un uomo, va bene, andiamo dall'avvocato, ci separiamo, adesso è anche facile separarsi e divorziare, non è come una volta. Io mi ricordo da bambina che ogni tanto in Sicilia, quando stavo in Sicilia, mia mamma mi diceva, ah, quello lì ha ammazzato sua moglie. E io dicevo, perché l'ha ammazzato? Come? Io ero bambina, non capivo. Dice, ah, delitto d'onore. Delitto d'onore. Ma non esiste proprio il delitto d'onore. Perché? Quando gli uomini fanno le corna, cioè sempre, ormai sono diventata grande, quindi so come vanno le cose. Una volta ci credevo, dicevo, ma no, poverini, sono fedeli quando sono innamorati. Neanche quando sono innamorati. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Vabbè, però rimane il fatto che io amo tutti gli uomini, quindi non posso farci niente. Vabbè, ormai però vi ho capito. E vi ho capito talmente tanto che poi vi ho dedicato una canzone. Sì, perché ad alcune donne, non a tutte, per carità, ad alcune donne piacciono questi uomini un pochino. Come ha detto la ragazza, come? Ecco, esattamente, che non vuol dire sono bastardi, dice cosa vuol dire? Perché questa parola può voler dire tante cose. In questo caso l'uomo bastardo è quello che ti fa un po' girare, no? Che fa quelle cose che poi ti tradisce, poi ti riprende, poi ti lascia, e noi come delle cretine, io compresa, per carità, perché io poi amo tanto e ho bisogno veramente di tanto amore, perché senza amore non si può vivere, e io poi non riesco neanche a contare, perciò andiamo avanti con l'uomo bastardo. Thank you.
che a qualche uomo, insomma, mi vado un po' stretta come canzone, non capisco, però basta comportarsi bene. Tanti auguri a te, chi lo sa perché, tanti auguri a te, non è il tuo compleanno e non so dove sei. Tanti auguri a lei, che ora sto con te. Tanti auguri a lei, e la festa è finita, tanti auguri. Basta. Abbiamo i repertori, se posso te lo canto così a cappella, va bene? Brava! Ma con te, però, con te non mi sento mai sola così, mi consolo stringendomi a te. Va bene, basta. Dobbiamo stare tutta la notte qua per sentire tutto. Lady Anima, na 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 na, non mi ricordo le parole. Lady Anima, na 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 na. E voi la sapete, suggeritemi le parole. Chissà se sai di me o di sassedine, ma baciami lasciando che si tenderò di secoli questi attimi e come due mani. Bravi! Facciamo come i fili del telefono che uniscono, dividono e fanno. Bravi! Siete veramente dei grandi fan, vi ringrazio perché sapete tutte le mie canzoni meglio di me, perché voi sapete tutte le parole. Io qualche parola la dimentico, insomma, anche perché non è che le canto sempre. Però adesso c'è una canzone che mi sta a cuore, mi piace tantissimo, fa parte sempre del nuovo album Etnea, è stata scritta da questo signore, da Rosario. Io ho scritto il testo ed è una delle mie preferite, ve la dedico veramente con tutto il cuore, si intitola Ti incanterò con questa voce, come fosse una sirena.
Io voglio incantare solo il mio pubblico, tutti voi. Oh, ecco la copertina del mio disco, che è di me. Sapete che cosa ho combinato per fare questa foto pazzesca? Mi sono arrampicata sull'Etna, eravamo a 2500 metri circa, dopo più in alto non si poteva andare perché ogni tanto l'Etna, essendo una femmina, come dico io, perché sì, è un vulcano, però in Sicilia, precisamente a Catania, diciamo a montagna la chiamiamo, quindi per me è una parola femminile, femmina, femminile, e quindi l'Etna ha un nome femminile, per me è femmina. È la mamma di tutti i vulcani, l'Etna. È maestosa, è bellissima. E quindi mi sono arrampicata fino là sopra per fare queste magnifiche foto. Ho fatto anche un filmato perché poi qualcuno non ci ha creduto. Dice, no, ma questa qui è finta, l'hanno fatta, l'hanno creata apposta. Allora io ho voluto fare, mentre facevo le foto, c'era un drone. Non sentite? A destra, ma se io mi giro non c'entra la voce. Ah, non mi vedete. Io però vi vedo, insomma, un pochino. E dicevo, mi sono arrampicata e col drone che ci riprendeva, e abbiamo fatto queste fotografie veramente meravigliose che mi rimarranno nel cuore e nell'animo perché sono veramente speciali. Come speciale tutto quest'album, perché per me è speciale perché appunto ho scritto 7 canzoni e per una che non scriveva mai canzoni per me è un record. Sono stata, non so, benedetta da qualcuno e finalmente mi sono messa a scrivere canzoni anch'io. Però non è questo il momento mio, ma è il momento di un grandissimo, non perché è mio fratello, ma perché è veramente un grande musicista, un grande cantante, è una grande persona. Parlo di lui, Gianni Bella. Dove, dove? Vabbè, lì è con me, però sono anche delle foto da solo. Eccolo Gianni. Gianni è una persona speciale, è sempre stato speciale. E anche nella malattia, anche dopo aver avuto questo ictus, si è sempre rimasto una persona splendida, non è arrabbiato, sorride sempre e ringrazia Dio di essere ancora vivo. E ci vuole veramente una grande persona per ragionare in questo modo. Poi lui sa che io sto facendo una serie di concerti, allora lui ogni tanto, anzi tutte le volte, tutte le sere, chiede a sua figlia, perché c'è qui anche Chiara, da qualche parte, Chiara lì, e dice a Chiara, Chiara fai un filmato, no? E perché vuole vedere se la gente si è dimenticato di lui. Quindi adesso al mio via lei mi fa un filmato e voi chiamate Gianni, Gianni, Gianni. E lui lo vedrà e sarà felicissimo. Grazie. E adesso è il momento di fare un omaggio proprio a Gianni con una canzone che è stata anche una hit, è stato un grande successo, l'abbiamo cantata insieme, ve la ricordate qual è? È esattamente l'ultima poesia, la voce di Gianni è registrata. Per fortuna con te
Per un cantante molto famoso, soprattutto il primo album, lui le componeva queste canzoni, faceva magari una e poi veniva da me e me le faceva sentire, no? Però non mi diceva per chi fossero quelle canzoni, e mi diceva: senti Marcella, ti piace questa? E mi faceva sentire la gelosia, molto bella questa, più carina, magari la metto nel prossimo album. Lui dice: no, non è per te. Ah, e per chi è? No, per Adriano. Adriano chi? Celentano. Vabbè, poi
vabbè, poi ne faceva altre e veniva tutte le volte a sentire la mia opinione, voleva sapere, magari, non so, ha scritto poi, qual era l'altra, Chiara, ce ne sono state tante, per averti, fare di tutto, insomma, per farla breve, lui mi faceva sentire queste canzoni bellissime e io dicevo, ma questa non è per me, no, no, non è per te, finché non mi ha fatto sentire questo qui che mi piaceva tantissimo, questo pezzo. La covaleno, la na 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 amore, la na 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 vire, la na 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 na. Sono diventato, sei tramonto di sera. Che bel pezzo, quando l'ho sentito, mamma mia, come bello questo pezzo per me! E lui, no, mi faceva sempre arrabbiare. No, quest'amore non si tocca, non era per Celentano, no. Questo era proprio per lui, per Gianni. Ma sto parlando di altri pezzi, siete fuori tema. Stavo parlando dei pezzi che ha scritto per Celentano. Poi finalmente me ne fa sentire un'altra bellissima, faccio corta perché vedo che voi andate da un pezzo all'altro e quella canzone lì veramente abbiamo i cantanti qua, che bravi, che dai dai, cantatele voi. E canta, signore. Non si può morire in un fuori programma pazzesco, non sto più seguendo la scaletta, mi sto perdendo. Ero da Celentano, adesso siamo finita, non si può morire dentro, e questi due qui che conversano, ma signora mia, come sta oggi? No, oggi mi fa male la testa. Ah, parlavamo di te. E allora, guai a voi se fate caso straniero. No, non si può fare, non si può fare lo spettacolo con le canzoni. Mi sento un jukebox stasera. Però manca la monetina. Oh ragazzi, fa freddo adesso, eh? Allora sbrighiamoci, se no mi viene raffreddato. Allora, seguiamo la scaletta, se no non vengo più fuori, eh? Quindi state un attimino zitti e non suggeritemi altre canzoni. Posso parlare allora? No, io ho appena pregato di non suggerirmi, non suggeritemi altre canzoni, per favore. Sì. Vabbè, adesso vi beccate questa, che è la canzone secondo me più bella che ha scritto per Celentano e che io avrei voluto cantare, volevo metterla nel mio disco, volevo. Però la canto lo stesso durante i concerti ed è questa qua, cantatela anche voi. Se ci sei
ci sentiamo quasi niente.
veramente meraviglioso, mi avete fatto amare ancora di più Montagne Verdi, perché io sono tantissimi anni che la canto e cantarla insieme al mio pubblico e mi dà un'altra emozione, bellissima, grazie di cuore, siete meravigliosi, grazie. Vabbè ragazzi, basta, non posso stare qui tutta la notte, anche per incomincia a fare freddo, ragazzi. Allora, adesso vi beccate questa che è meravigliosa, non può non piacervi. Questa qui mi ha fatto arrivare terza. Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio il mio signore.
grazie ragazzi. Grazie, grazie a tutti voi. Yeah.
Ferrari, al tastiere Rosario Bella, chitarra elettrica Daniele Mercante e sax Luca Sbardella. Poi c'è Chiara Bella, coordinatrice, service, Eros, Giuseppe, eccetera, eccetera. Grazie a tutti voi, anche al sindaco, per questa bellissima, splendida serata. Ma c'è ancora l'Etna! Fantastico, un pubblico fantastico, via!